Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi riguarda un caso che, come spesso accade, ha diviso letteralmente l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti. E tutto basandosi su un unico dato certo, la mancanza di un corpo che provi in maniera incontrovertibile che di omicidio si tratti. Oggi vi parlo della misteriosa scomparsa di Roberta Ragusa e delle ripercussioni sulla vita di chi gli ha voluto bene. Siamo a Gello, una frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Gello si trova incastrata in una valle tra le rive di due fiumi, il Serchio a nord e l'Arno a sud. Al numero 210 di via Ulisse Dini, a Gello, ci vivono i Logli. Antonio Logli, 49 anni, Roberta Ragusa, 44, e i due figli, Daniele e Alessia, di 16 e 11 anni. La famiglia Logli vive all'interno di un complesso di costruzioni che comprendono la casa di Antonio e Roberta, una villetta su due livelli, la casa dei genitori di Antonio e l'autoscuola Futura, storica attività della famiglia Logli, gestita dalla stessa Roberta con la collaborazione di Antonio, che lavorava anche come elettricista per la Geste di San Giuliano. Da tutte queste costruzioni si accedeva da un portone principale che dava su via Ulisse Dini, una strada molto tranquilla, immersa nel verde, prettamente residenziale, piena di villette con giardino. La famiglia Logli è descritta da tutti come una famiglia perfetta, da mulino bianco, si dirà. Roberta era una donna molto schiva, dedita alla famiglia che quasi mai si concedeva spazi per sé. La sua vita girava attorno alla casa e alla tua scuola. Poi c'erano i figli da gestire e con loro Roberta era davvero la migliore delle madri. Protettiva, affettuosissima, accogliente, molto comunicativa. L'amore e l'affetto di Roberta era pienamente ricambiato dai suoi ragazzi che la adoravano. Era anche molto bella, con dei bellissimi occhi verdi. Ed era anche un'amica fidata e schietta e fondamentalmente molto generosa. Le foto di famiglia sparpagliate per tutta casa restituiscono l'immagine di una coppia serena, di bambini felici al mare, di grandi sorrisi, affetto, solarità, compleanni e candeline spente a far visi amici. Anche economicamente le cose andavano più che bene, grazie anche all'attività messa in piedi da papà Valdemaro Logli negli anni 60 e che negli anni 90 passa il testimone al figlio Antonio, che la gestiva insieme a Roberta. Se Roberta era accogliente, Antonio era rigoroso, ma aveva anche un lato scanzonato che veniva fuori all'improvviso. Ma in seno alla famiglia, Antonio era quello che spesso non era presente, perché è fortemente assorbito dal lavoro. Era Roberta il genitore di riferimento in casa Logli, ed è proprio Roberta che la notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 improvvisamente scompare. Il 14 gennaio il cielo è terso, ma c'è tanto freddo. Nel primo pomeriggio, al civico 210, i vicini noteranno un enorme dispiegamento di carabinieri, protezione civile, unità cinofile, vigili del fuoco, che porta tutti a chiedersi cosa diavolo stesse accadendo. Ben presto, nel tranquillo quartiere di via Ulisse, si sparge la voce che Roberta Ragusa era sparita. Sarà lo stesso Antonio a raccontare che quella mattina si era svegliato intorno alle 6:30 e, cosa molto strana, Roberta non era accanto a lui nel letto. Presumibilmente la cerca per casa, chiede ai figli se l'avessero vista, ma nulla, di Roberta non vi era traccia. L'uomo si accorge che gli abiti che indossava il giorno prima erano perfettamente piegati sulla poltrona, ma non solo, vi erano anche tutti i suoi effetti personali, cellulare, portafogli, vestiti perfettamente ordinati nell'armadio. Mancava solo il pigiama rosa di Roberta. Che la donna si fosse allontanata da casa con il solo pigiama? Possibile? Era gennaio e il freddo era pungente, specie all'alba. E dove avrebbe potuto dirigersi da sola, a piedi e in pigiama? Parliamo un po' delle tempistiche. Logli si accorge che Roberta era sparita alle 6:30. Presumibilmente la cerca in giro per casa e nei dintorni. Alle 13:30 rinuncia a cercarla e va a fare denuncia di scomparsa alla vicina stazione dei carabinieri. Quando i carabinieri giungono sul posto, iniziano a perlustrare casa in lungo e in largo. Dopo ore di ricerche accurate dentro e fuori la casa, a quel punto si predispongono delle battute di ricerca in tutte le zone limitrofe, attraverso le unità cinofile, ma anche avvalendosi delle forze di protezione civile. Il diktat era: cerchiamo una donna con un pigiama rosa in probabile stato confusionale. Fin dalle prime battute, la scomparsa di Roberta appare a tutti molto strana, a partire dalla denuncia di Antonio Logli.
Quando il marito di Roberta si reca a fare denuncia, i carabinieri, come da prassi, gli chiedono se è possibile che la moglie si fosse allontanata volontariamente, magari in seguito a un litigio. Quello che dichiarerà Logli in risposta a questa domanda ha suscitato non pochi interrogativi negli inquirenti. Logli dice: «No, non ho idea del motivo per cui si sia allontanata. Posso solo dire che la sera di martedì 10 gennaio, cioè 3 giorni prima, io e mia moglie eravamo in soffitta a sistemare delle carte. Quando siamo scesi, improvvisamente ho perso l'equilibrio e sono caduto addosso a mia moglie, facendole battere la nuca». Secondo il Logli, quindi, questa caduta accidentale avrebbe comportato in Roberta il sopraggiungere nei giorni successivi di un grave stato confusionale che l'avrebbe portata a uscire da casa in pigiama e sparire nel nulla. Si dirà, il Logli, non sapendo dare una spiegazione concreta a quell'allontanamento, riferisce di quell'unico elemento di disturbo, e cioè la caduta e il conseguente colpo alla nuca, ma si dirà anche, ma è credibile che una persona vada via di casa per una caduta risalente a 3 giorni prima? Insieme alle ricerche iniziano anche gli appelli della famiglia alle varie testate giornalistiche e in particolar modo al noto programma trentennale Chi l'ha visto, che del caso di Roberta Ragusa si occuperà moltissimo. Roberta, se ci vedi e tu avessi perso la memoria, spero che tu possa riacquistarla e tornare, chiamaci, vai alla polizia, carabinieri. Viene anche diramata una foto di Roberta, bellissima nei suoi lunghi capelli castani e i suoi grandi occhi verdi. Una foto che quelli che la conoscevano diranno che non era esattamente aderente a come appariva Roberta al momento della scomparsa. Una foto di almeno 8 o 9 anni prima, dove era più giovane, ma anche più magra. In realtà quella foto venne scelta dal figlio Daniele, al quale venne richiesto con una certa pressione di procurare una foto della madre per poterne fare dei volantini. E lui, tra le tante, scelse proprio quella perché gli sembrava che si vedesse bene il volto e che poi divenne in un certo senso iconica. Ma che, ahimè, ha portato anche a segnalazioni di avvistamenti fuorvianti. Di fatto, si cercava una donna un po' diversa da quella in foto. Quindi il Logli paventa la possibilità che la donna abbia potuto perdere la memoria e che per questo non sapesse ritrovare la via di casa. Ma è possibile che Roberta non abbia dato segni di stranezza nei 2 giorni precedenti? O la sera prima? Cosa ha fatto la donna prima che scomparisse? Il suocero racconta che la sera della scomparsa, dopo essere uscita dall'autoscuola, è passata di fronte a casa dei suoceri, come faceva ogni sera per raggiungere la propria villetta. Li ha salutati augurando loro la buonanotte e annunciando loro che andava a far cena, come si dice da quelle parti. Era la Roberta di sempre, diranno. Da ricordo del figlio Daniele, all'epoca sedicenne, non emerge nulla di strano. Daniele racconta che dopo cena si è chiuso in camera, come fanno tutti i ragazzini, si era messo a giocare alla PlayStation. A un certo punto Roberta entra in camera sua per raccomandargli di spegnere tutto e mettersi a dormire perché l'indomani c'era la scuola. Daniele ricorda però che la madre fece qualcosa che era da tanto che non faceva. Gli rimboccò le coperte e gli diede un bacio. Un gesto di per sé non strano, ma che a posteriori verrà letto in un certo modo, anche perché Daniele era già un adolescente di 16 anni e si sa, dopo un po', i baci dei genitori sono indigesti. Quella fu l'ultima volta che Daniele vide la madre. Per Roberta si mobilita tutta Gello e tutta San Giuliano. La donna viene cercata ovunque, nei fossi, nei boschi, in montagna, viene anche dragato il fiume, le pozze d'acqua, i dirupi, anche attraverso un dispiegamento di forze eccezionale con gli strumenti più all'avanguardia. Ahimè, niente di tutto ciò darà esito positivo. Roberta sembra sparita nel nulla. Quello che fa pensare le persone più vicine a Roberta è che la donna non si sarebbe mai allontanata di sua spontanea volontà. Non era proprio possibile. Può apparire un discorso retorico, e forse per certi versi lo è, ma come fa una donna così attaccata ai figli ad allontanarsi senza fare più ritorno? Proprio Roberta, che a un'amica confidò che secondo lei non c'era dolore più grande per un figlio che perdere la propria madre e che sperava che i suoi figli provassero quel dolore il più tardi possibile. Inoltre, a detta delle amiche, se mai la donna avesse avuto la necessità di allontanarsi, lo avrebbe di certo detto, non si sarebbe nascosta, non era nella sua indole, doveva esserci un'altra spiegazione. Come abbiamo detto, grazie all'interessamento della stampa e dei vari programmi di approfondimento di Cronaca Nera, la foto di Roberta entrò nelle case di tutti gli italiani.
Iniziarono così a fioccare gli avvistamenti. Roberta venne vista ovunque. Ogni volta la speranza si rinnovava, ma sopraggiungeva sempre la delusione. Nessuna di quelle persone avvistate era mai Roberta. Gli inquirenti, dopo settimane di ricerca, iniziano a valutare altre ipotesi alternative, oltre a quella di un allontanamento volontario o dovuto a un'amnesia. Quello che non convince la procura è che la donna si sia allontanata presumibilmente dopo la mezzanotte, quando fuori vi era una temperatura sotto lo zero, in pigiama, a piedi, senza un trolley, un cappotto, senza soldi, senza cellulare, senza bancomat, senza documenti. Dai numerosi sopralluoghi in casa Logli, dalle agende, dagli appunti, i post-it, si evince che Roberta aveva programmato una serie di eventi, visite mediche, cose da fare, che sembrano essere incompatibili con un allontanamento volontario, che ormai, per gli inquirenti, è la pista più improbabile. Si inizia a scavare nella vita della donna, nella convinzione che lì vi potesse essere la chiave di quella misteriosa scomparsa. Dalle indagini emerge una situazione personale della donna di grande crisi e confusione esistenziale. La donna confida alle amiche di non sentirsi più importante, di sentirsi inutile. Aveva inoltre la costante sensazione di essere osservata, di non sentirsi a casa. Parte del problema risiedeva nei suoceri che spadroneggiavano in quella che sulla carta era casa sua, offerta come dono al figlio, che nei fatti impedivano che la coppia potesse apportare anche la più piccola modifica, se non al prezzo di estenuanti discussioni, compromessi e lotte intestine. Roberta non si sentiva a suo agio in loro compagnia. Dirà il suocero che Roberta sembrava sempre in soggezione. Di questa situazione insostenibile con i suoceri ne risentiva anche il suo matrimonio. E sarà soprattutto il ritrovamento di una lettera che Roberta scrive ad Antonio a dare un quadro cristallino della reale situazione coniugale. Scrive Roberta al marito: vorrei essere ogni tanto al centro delle tue attenzioni, sapere che ti dispiace di vedermi stanca, spossata, esausta, di vedere che privo me stessa di tutte le cose personali. Ma tu vivi la tua vita, coltivi i tuoi interessi fuori di qui, fuori da me. So che queste parole ti lasceranno indenne nel tuo presuntuoso cinismo, nell'alta opinione che hai di te, ma non importa, non più. Baci, Roberta. Questo è solo uno stralcio di una lettera struggente a mio avviso, che rivela tutta la frustrazione di Roberta nel non essere più importante per il suo uomo, nel sapere di non contare nulla per lui. Ma di quella situazione Roberta non lasciava trapelare nulla, convinta intimamente di non dover mostrare le sbavature di quel rapporto. Ma nessuno riesce a reggere per molto tempo. Dopo un po', volente o nolente, le crepe vengono fuori. Ma non è tutto. Nei mesi precedenti alla scomparsa, pare che la donna avesse confidato alla zia di voler andare via, di voler lasciare la famiglia e andare altrove, in un paese caldo. Quelle dichiarazioni erano frutto di un momento di stizza di Roberta, che quindi si sfoga con la zia, o c'era un fondo di verità? Roberta voleva davvero lasciare la sua famiglia? E Antonio Logli cosa diceva di quella situazione familiare? L'uomo in ogni interrogatorio ha sempre descritto la sua famiglia come perfetta: nessun litigio, nessuna discussione, una bella moglie, due figli belli e sani, una bella casa con piscina, una situazione economica invidiabile. Nessun vizio, solo casa e famiglia e soprattutto nessuna relazione extraconiugale. Ma era davvero così? A sentire le amiche di Roberta, no, da ormai un anno la donna sospettava che il marito la stesse tradendo. E colpo di scena, viene fuori che Antonio Logli, al momento della scomparsa della moglie, intratteneva una relazione extraconiugale con una donna molto più giovane di lui, Sara Calzolaio, una sua dipendente. E sarà proprio la donna, il 16 gennaio 2012, a rivelare agli inquirenti di avere una relazione con Logli che durava da 8 anni. Antonio aveva mentito agli inquirenti negando di avere relazioni extraconiugali. Ma perché? Lui dirà per proteggere la sua famiglia dallo squallido gossip che certamente sarebbe scaturito da una notizia del genere. Ma gli inquirenti, sospettosi per natura, ne danno anche un'altra lettura. E cioè quella di non suggerire agli investigatori un possibile movente. Quando la notizia esce fuori dagli uffici della procura per approdare sui giornali, la figura dell'Oggi inizierà ad assumere contorni inquietanti. Come se qualcuno avesse sollevato un velo, il Logli smetterà di essere un marito disperato per la scomparsa della moglie, per essere solo un uomo meschino che tradiva la moglie e aveva mentito agli inquirenti.
Ma chi era Sala Calzolaio e quali erano i veri rapporti fra lei e Antonio? Sara Calzolaio conosce Antonio Logli nel 2004, ai tempi in cui la ragazza frequentava le lezioni di scuola guida. Quando la loro relazione ha inizio, Sara ha 21 anni, Logli 40. La loro storia è travolgente, entrambi si innamorano follemente l'uno dell'altro. Sara non teme affatto la differenza di età e affiderà la sua intera esistenza a quest'uomo sposato che la ama appassionatamente. Dopo un po' dall'inizio della loro frequentazione, la calzolaio inizia a lavorare come babysitter di Daniele e Alessia, i figli di Logli e Roberta. Successivamente entra a far parte dello staff dell'autoscuola Futura come segretaria. Secondo Sara, Roberta non ha mai sospettato potesse essere lei l'amante, perché altrimenti l'avrebbe di certo affrontata. Invece, ha continuato a lavorare in fianco a fianco con Sara fino all'ultimo giorno, tranquillamente. Ma pare che questo sia stato smentito dalle amiche di Roberta, che ricordano perfettamente quanto la donna, specie nell'ultimo periodo, sospettasse dei due, visto che Logli se la portava sempre dietro, a ogni trasferta e ad ogni appuntamento di lavoro, e in generale i due sembravano avere una forte intesa. Ma per quanto sospettosa, la donna non avrebbe mai potuto immaginare che quella storia andasse avanti ormai da 8 anni. Quando Sara esce allo scoperto, rivelando agli inquirenti la sua relazione segreta con Logli, come spesso accade, l'opinione pubblica le si rivolta contro. Tutti le danno della rovina famiglie e molti altri arrivano a minacciarla di morte. La donna rivela inoltre che i due erano soliti comunicare tramite due cellulari che usavano solo per parlare fra di loro e che questi erano stati gettati in due diversi cassonetti in provincia di Pisa, su precisa richiesta di Logli. La donna quindi distrugge le SIM, butta i cellulari e in più cancella tutte le email che i due si erano scambiati. Agli inquirenti la cosa inizia a puzzare un po'. Logli non solo gli aveva nascosto la relazione, ma in più cercava di cancellare le prove di tale relazione. Non sembra il comportamento di uno che non ha nulla da temere questo. Inutile dirlo, gli inquirenti abbandonano qualsiasi altra pista e concentrano le indagini su Logli, che difatti il 29 febbraio venne iscritto nel registro degli indagati. Quello stesso giorno i RIS effettueranno i rilievi nella villetta dei coniugi Logli al fine di acquisire elementi utili alle indagini. Ahimè, da un punto di vista dei rilievi scientifici nulla è emerso, nessuna traccia ematica, niente che potesse ricondurre a un omicidio. Tutto in quella casa recava il DNA di Roberta e di Logli, avendoci vissuto, quindi su questo versante i rilievi non erano di nessun aiuto. E indagando, indagando, emerge un'immagine dell'Ogli un po' diversa da quella che l'uomo voleva far credere. Antonio è descritto dai familiari più stretti come risoluto e pacato, un uomo tranquillo, dedito al lavoro, molto ingegnoso, dedito alla famiglia, molto disponibile con gli altri, uno che se poteva ti dava una mano. Ma pare che in realtà a tanti non stesse particolarmente simpatico. Era introverso, poco loquace, burbero e spesso litigioso, uno che scattava per un nonnulla. Un uomo senza amici. Ecco come viene descritto dai colleghi della municipalizzata Geste di San Giuliano, dove l'uomo lavorava come elettricista. Un uomo solitario e senza amici. L'uomo inizia a essere convocato sempre più spesso in procura. I PM, in una di queste convocazioni, gli chiesero come mai ci mise così tanto a fare denuncia, avendo scoperto che Roberta non era in casa alle 6:30 e averne denunciato la scomparsa alle 13:30. L'uomo dirà che prima di mettere in mezzo i carabinieri aveva provato a cercarla da solo, andando in giro in macchina insieme a un suo amico, ma che poi la macchina aveva avuto un guasto. Aveva quindi chiamato il padre, Valdemaro, per farsi venire a prendere nei pressi del cimitero. Dopodiché, non avendo trovato Roberta da nessuna parte, si era deciso a sporgere denuncia di scomparsa. Bene, anche questo particolare della macchina in panne avrà una sua lettura ben precisa da parte degli inquirenti, e cioè Logli avrebbe volontariamente manomesso la sua auto affinché andasse in panne, in modo da sottrarre l'auto ai rilievi dei carabinieri e dei loro cani molecolari, sempre presenti in casi di scomparsa. All'interno dell'auto, inoltre, lascerà un giubbino che secondo gli inquirenti doveva essere di particolare interesse investigativo. Altra cosa, il giorno della scomparsa, quando va a fare denuncia, sul volto e sulle mani di Logli verranno notati vari graffi, che l'uomo dice di essersi procurato urtando contro dei rami di ulivo nel suo giardino, ma che molti testimonieranno non presentasse il giorno prima della scomparsa.
Ovviamente, come è logico pensare, tutte le utenze dell'OIE e della calzolaio vengono messe sotto controllo e per mesi gli inquirenti registrarono le conversazioni dei due amanti nella speranza di captare qualcosa che potesse dare una svolta alle indagini. E ti ripeto, uno deve fare quello che si sente. Va bene. Perché te non hai raccontato le bugie giuste, eh? Hai raccontato la verità. Non glielo dire? Te c'hai questo difetto grosso, che dici la verità. E invece la verità non va detta. In questo audio intercettato, quindi, Logi rimprovera Sara per aver rivelato ai PM della loro storia. Tu non dici le bugie giuste, puntualizza Logi. Quali sono le bugie giuste? Gli inquirenti, piano piano, audio dopo audio, iniziano a costruire la vera immagine dell'Ogi, un uomo portato alla menzogna, alla mistificazione, e stringono sempre di più il cerchio intorno ad Antonio Logi. Sebbene le indagini sembrassero convergere verso il Logi, mancava sempre la cosa più importante. Mancava il cadavere, mancava Roberta. La donna viene cercata ovunque per mesi, ma Roberta non verrà mai ritrovata. Pensate, è intervenuta persino una medium sudamericana che ha portato le squadre a cercare la donna in un determinato posto. E diversamente da quanto avvenne per la povera Chiara Bariffi ritrovata sul fondo di un lago, grazie al suggerimento di una veggente, di Roberta neanche l'ombra. Tuttavia, anche l'assenza di un cadavere può dire molto. Di certo, esclude il suicidio, per ovvi motivi nessun suicida si autoocculta. Non si tratta di incidente, e strade percorribili sono sempre due. L'allontanamento volontario, che gli inquirenti ormai escludono, e l'omicidio. Qui si apre l'annoso problema: è giusto rinviare a giudizio qualcuno per un omicidio di cui non c'è il corpo? Loi non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Ricordo ad esempio il processo a Palo Stroppiana per l'omicidio di Marina di Modica, di cui mai si è ritrovato il cadavere. Eppure l'opinione pubblica, in particolar modo sul caso della Ragusa, si è letteralmente diviso in due tra innocentisti e colpevolisti. Il 10 ottobre del 2012 accade qualcosa che sembra imprimere una svolta clamorosa al caso di Roberta Ragusa. Spunta quello che verrà definito dalla stampa come il super testimone, Loris Gozzi, il grande accusatore di Antonio Logi. Loris Gozzi è un giostraio di etnia Sinti, ha qualche precedente penale e in passato ha fatto uso di sostanze. L'uomo vive a Gello, in via Gigli, una via che interseca via Ulisse Dini, a meno di 1 chilometro dall'abitazione dei Logi. È lui l'uomo che colloca il Logi fuori dalla sua abitazione ben oltre la mezzanotte, smentendo la sua versione dei fatti ufficiale, e cioè che fosse andata a letto intorno alla mezzanotte, dopo aver sistemato delle cose in soffitta. Ma non è tutto. Secondo Gozzi, Logi non sarebbe stato da solo quella notte, ma c'era anche una donna, con cui, dice, stava litigando furiosamente. Ma chi è quella donna? È forse Roberta? L'uomo racconta che quella sera, dopo mezzanotte, stava tornando a casa con la moglie quando imbocca la via Gigli, scorge una Ford Station Wagon scura ferma sul ciglio destro della strada, col motore e fari spenti. La via Gigli è intersecata da un passaggio a livello. Per sua abitudine, quando è nei pressi del passaggio a livello, Loris solitamente accende i fari abbaglianti per essere più visibile. Solo che così facendo il fascio di luce ha illuminato la Ford Station Wagon ferma sul ciglio. Gozzi così riesce a vedere perfettamente chi c'è dentro la macchina, e cioè un uomo seduto al posto di guida. L'uomo che riconosce è Antonio Logi. Gozzi poi raggiunge la sua abitazione, ne esce mezz'ora dopo per passeggiare con il proprio cane e a distanza di circa 80 metri vedrà un uomo e una donna che litigano. Loris vede l'uomo che strattona la donna, la scaraventa all'interno dell'abitacolo e riparte a forte velocità. L'uomo, diversamente dal primo avvistamento dove con l'abbagliante ha illuminato la Ford, questa volta dirà di aver visto solo delle sagome che si agitavano e che urlavano, non distinguendo però nulla di quanto si stavano dicendo. Il tutto sembra essere finito lì per Gozzi, invece la mattina dopo, il 14 gennaio, Loris riferisce che Antonio Logi era venuto a bussare alla porta della sua abitazione. Logi gli disse di stare cercando la moglie Roberta e chiede a Loris se per caso avesse visto la donna passare da lì la notte precedente. È curioso che Logi fosse andato proprio da lui e solo da lui, non risulta infatti che sia andato a chiedere ad altri abitanti della zona. Per gli inquirenti è chiaro.
Evidentemente si era reso conto che la notte precedente era stato visto da Gozzi mentre esso stava fermo con l'auto e poi mentre litigava con Roberta. Logli voleva quindi accertarsi del fatto di essere stato riconosciuto dal Gozzi. Il pool della difesa di Logli ovviamente punterà a screditare il test, a renderlo inattendibile. Si dirà infatti che la sua testimonianza, resa ben 8 mesi dopo la scomparsa, era falsata dalle notizie di stampa e TV di quegli ultimi mesi, una sorta di suggestione generata dal battage mediatico attorno alla figura di Logli. Inattendibile o meno, la testimonianza di Gozzi sembra essere la tessera mancante del puzzle. Gli inquirenti mettono insieme la testimonianza di Gozzi e alla luce degli elementi fin lì raccolti ricostruiscono quanto potrebbe essere accaduto quella notte. Partendo dal verbale di denuncia di scomparsa dell'Ogli, che racconta che l'uomo dopo cena ha aiutato a sparecchiare la tavola. Poi, intorno alle 23, l'uomo dirà di essere salito in soffitta a sbrigare non precisate faccende. Nel frattempo Roberta era in soggiorno, intenta a scrivere la lista della spesa mentre guardava la TV. Logli a mezzanotte sarebbe sopraggiunto in cucina per salutare la moglie e andare a dormire. Si sveglierà il mattino dopo senza Roberta accanto. Quella versione dei fatti però si rivelerà falsa. Si scopre che l'uomo era sì salito in soffitta, ma per parlare con l'amante Sara. Ci rimarrà 3/4 d'ora, dopodiché dirà di essere andata a dormire a mezzanotte e di aver dormito come un sasso tutta la notte. Peccato che dall'analisi dei tabulati è emerso che l'uomo dalla mezzanotte non si era messo a dormire, ma indovinate? Stava di nuovo parlando con la sua amante, da calzolaio. Una prima conversazione alle 23 di 45 minuti, un'altra alle 23:56 di 20 minuti e un'altra a mezzanotte 17 di appena 28 secondi. La calzolaio dirà che l'aveva richiamata solo per dirle ti amo e poi l'aveva buttato giù. Secondo gli investigatori invece quei 28 secondi nascondono altro. L'uomo mette giù in fretta perché sorpreso dalla moglie a parlare in soffitta al cellulare. Roberta Ragusa, secondo questa ipotesi, scopre quindi in quel momento il tradimento del marito, o meglio ne ha la conferma, ma non solo. Scopre anche che la donna con cui il marito la tradisce è la loro segretaria ed ex babysitter Sara, la donna che da 8 anni condivideva con loro parte delle giornate. La donna allora sconvolta sarebbe uscita di casa in pigiama nella fredda notte, correndo tagliando dei campi, arrivando in via Gigli. A quel punto Logli prende la station wagon e anticipa l'arrivo di Roberta, posizionandosi sul ciglio destro di via Gigli, lì dove verrà avvistato da Gozzi. Quando vede sopraggiungere Roberta, la spinge in auto e si allontana. E lì, probabilmente, il Logli ha posto in essere l'omicidio della donna, per poi occultarne il cadavere. Al termine delle indagini, nel dicembre del 2014, Antonio Logli viene rinviato al giudizio per l'omicidio volontario e occultamento di cadavere. Attenderà i 3 gradi di giudizio a piede libero. Per lui la difesa sceglierà il rito abbreviato con processo a porte chiuse per la gioia, si fa per dire, dei famelici giornalisti che di questa storia faranno scempio. Il suo è un processo altamente indiziario, anche se l'accusa ha un asso nella manica, cioè Loris Gozzi. Di fatto questi però non ha visto uccidere Roberta, rimane quindi una testimonianza che tutto al più apre degli scenari, ma non li prova in maniera inconfutabile. Non c'è una confessione, non si sa come sia stata uccisa, non si sa con quale arma. E su questi aspetti la difesa giocherà il tutto per tutto, insieme all'altro elemento chiave, e cioè l'assenza del cadavere. Durante i 3 gradi di giudizio, l'indice di gradimento di Logli raggiunge i minimi storici. L'uomo non si concede mai alle interviste, chiuso nel proprio riservo. Dalla sua bocca non uscirà mai una sola parola, neanche per chiedere clemenza all'opinione pubblica. Questo lo mette, se possibile, ancor più sotto una cattiva luce. Nel frattempo era uscita allo scoperto con Sara Calzolaio, che gli è tutto raccanto, e che già a marzo 2012 verrà a vivere con lui e i suoi figli in via Ulisse Dini, nella stessa casa che per 20 anni era stata abitata da Roberta. Alessia, figlia di Roberta e di Antonio, accetta di buon grado la presenza di Sara. Daniele invece racconta di aver fatto fatica ad accettarlo, ma che poi, per amore della sorella, aveva accettato la situazione. E in tutta questa dolorosissima vicenda, 2 figure si stagliano tragiche e sono quelle appunto di Daniele e Alessia, che da un giorno all'altro avevano visto tutto il loro mondo fatto di piccole certezze, routine rassicuranti e affetto crollare in un secondo. Improvvisamente si sono ritrovati senza la loro adorata madre e con un padre su cui pendeva un'accusa gravissima.
In questo senso, le loro posizioni fin da subito sono nette. I ragazzi hanno sempre creduto al padre, alla sua innocenza, e mai si sono discostati da questa posizione, ricevendo per questo anche pesanti critiche. Per loro, la madre si è allontanata da casa per vivere la propria vita altrove. Lasciatemi dire che forse, era molto più accettabile per loro pensare che la madre li avesse abbandonati, piuttosto che credere che era stato il loro padre a portargliela via. Non so, mi sono sempre fatta questa idea e in ogni caso meritano rispetto, sono vittime tanto quanto Roberta. Nel carcere per Loi si apriranno il 10 luglio del 2019, dopo 7 anni dalla presunta scomparsa di Roberta. L'uomo sconta la pena nel penitenziario di Massa Carrara, dal quale ancora grida la sua innocenza e invita Roberta a tornare dai suoi figli. Nel frattempo Roberta è stata dichiarata morta in via ufficiale dall'anagrafe. Come al solito, anche io mi auguro che Roberta sia viva e che un giorno possa riabbracciare i suoi adorati figli. E si conclude così il mio video, immagino conoscevate già il caso. Che ne pensate? Secondo voi Loi è colpevole o innocente? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!